Se dico donna nell'Islam, a cosa pensate? Dai, lo so già, donne in Iran obbligate a mettersi il velo, oppure donne in Afghanistan che non possono andare a scuola, o donne sottomesse agli uomini, oppure donne che vengono picchiate. Ma davvero l'Islam come religione, come filosofia, è contro le donne? Per capire se l'Islam ce l'ha con le donne o meno, è utile vedere come vivevano storicamente le donne prima e dopo l'arrivo dell'Islam. Con l'arrivo dell'Islam nel VII secolo d.C. si è visto un grandissimo cambiamento riguardo alla condizione delle donne. Prima dell'Islam, infatti, le donne in alcune civiltà, come la civiltà araba preislamica, non godevano di nessun diritto, nemmeno quello della vita, perché spesso la nascita di una femmina era considerata una disgrazia. La si seppelliva viva sottoterra. L'Islam ha contrastato questa pratica, sottolineando quanto fosse orribile e ingiusta. Con l'arrivo dell'Islam, invece, le donne acquisirono dignità e diversi diritti. Ma quali sono i diritti delle donne nell'Islam? Anzi, la vera domanda è: ma davvero le donne hanno diritti nell'Islam? Ma da quando? Scopriamolo assieme. Questo è un libro che parla dei diritti e doveri delle donne nell'Islam. Si potrebbe pensare che le donne nell'Islam non abbiano diritti, oppure abbiano solamente il diritto a stirare, il diritto a cucinare, il diritto a lavare. E invece no, qui vengono elencati diversi diritti, come il diritto a perseguire la conoscenza, il diritto a scegliere il proprio marito, diritti matrimoniali, sociali, politici, economici. Non ve l'aspettavate, vero? Nemmeno io. Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consistono questi diritti. Il diritto a perseguire la conoscenza. Nell'Islam perseguire la conoscenza è molto importante. Il profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, infatti disse: la ricerca del sapere è un obbligo per ogni musulmana e musulmano. E infatti nella storia islamica Aisha, che era moglie del profeta Muhammad, era considerata un punto di riferimento per la conoscenza religiosa e medica. Era una grande sapiente al quale tutti si affidavano e da cui imparavano, pure gli uomini andavano ad imparare da lei. Le donne nell'Islam non solo sono invitate ad imparare, ma anche ad insegnare. Alcuni tra i principali sapienti dell'Islam, come l'imam Shafi'i, andò a studiare da una donna di nome Nafisa. Si dice che l'imam Abu Hanifa, anche lui uno tra i più importanti sapienti dell'Islam, era solito conservare un posto speciale per le donne fra i suoi 30 discepoli, che avevano il compito di aiutarlo nelle questioni giuridiche. Anche l'insegnante che ho io sin da bambino nella moschea qui vicino, che ha insegnato a me e altri ragazzi e ragazze l'Islam e il Corano, è stata una donna, che ringrazio molto chiaramente. Inoltre, oggigiorno, una tra le persone più in gamba che insegnano l'Islam in Italia è proprio una donna, la professoressa Francesca Bocca, che è teologa ed insegna diversi corsi sull'Islam. Diritto di scegliere il proprio marito. In un'occasione il profeta Muhammad disse che una donna non può essere data in matrimonio senza il suo consenso. Apro un attimo una parentesi. Da qui capite che casi come il caso Saman, in cui una ragazza purtroppo è stata costretta dai genitori a sposarsi con qualcuno ed è stata uccisa per essersi rifiutata, non ha nessun legame con la versione più autentica dell'Islam. Per capire se una decisione politica sia costituzionale o meno, andiamo a leggere la Costituzione italiana. Allo stesso modo, per capire se qualcosa c'entra realmente con l'Islam o meno, è importante consultare le fonti dell'Islam, che sono principalmente il Corano e la vita e i detti del profeta Muhammad, che, come abbiamo appena visto, vanno nettamente contro l'idea di costringere qualcuno a sposarsi con qualcun altro. Diritti sessuali. Può sembrare strano, ma in una coppia musulmana il marito ha il dovere di soddisfare la propria moglie sessualmente e cercare di farla godere il più possibile. Diritto a divertirsi con il marito. Anche questo è un altro diritto che può stupire, ma è quello che viene riportato proprio in un libro intitolato I 100 diritti delle donne musulmane. Diritto a condividere i lavori in casa. Chiesero alla moglie del profeta come si comportasse il profeta Muhammad in casa e lei rispose: era al servizio della famiglia, costantemente sorridente, serviva a se stesso, cuciva i suoi vestiti e non criticò mai un cibo. Era la persona più dolce e generosa. Diritto al divorzio. Nell'Islam il divorzio è un diritto stabilito sin dagli inizi. Ai tempi del profeta Muhammad, infatti, una donna si trovò a divorziare perché non trovava più attraente suo marito. In Italia, invece, il diritto al divorzio arriva solo nel 1970. Diritto di eredità e di proprietà. Prima dell'Islam le donne non avevano il diritto di eredità e nemmeno il diritto di proprietà, anzi erano oggetto di eredità. Le donne venivano ereditate. Con l'arrivo dell'Islam le donne ebbero il diritto di ereditare ed avere proprietà ed è così che la donna come eredità si passa alla donna che eredita, diversamente dall'Italia che ha stabilito il pieno diritto di proprietà delle donne solo nel secolo scorso. Diritto al mantenimento.
All'interno di una coppia sposata, nell'Islam, l'uomo ha il dovere di mantenere la donna provvedendo a cibo, vestiti, medicinali e le varie necessità e provvedere alla moglie di avere lo stesso standard di vita che l'uomo ha per se stesso. Diritto al lavoro e ruoli rilevanti. Le donne nell'Islam non hanno il dovere di lavorare, ma hanno il diritto di lavorare in caso lo vogliano e possono raggiungere anche ruoli rilevanti. Il secondo califfo dell'Islam, Omar ibn al-Khattab, nominò infatti come responsabile del mercato, o quello che chiameremo più o meno oggi ministra dell'economia, una donna di nome Al-Shifa, che era conosciuta per la sua intelligenza e per la sua saggezza e veniva consultata spesso dal califfo Omar. L'Islam ci invita a valutare le persone per le loro capacità e non a discriminarli in base al sesso o al colore della pelle. Quello che stupisce inoltre è che durante la sua gioventù il profeta Muhammad lavorò da una donna imprenditrice di nome Khadija, che divenne in seguito sua moglie e vissero a lungo una storia d'amore bellissima. Donne e libertà d'opinione. Le donne nell'Islam hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Una volta il califfo Omar ibn al-Khattab espresse una sua idea politica davanti a tutti. Allora una donna in mezzo alla folla parlò e andò contro l'idea di Omar. Omar si convinse di ciò che disse la donna e commentò dicendo: "Lei, una donna, ha detto il vero ed io, Omar, ho sbagliato." Imratun asabat wa rajulun akhta. Stiamo parlando di diritti che l'Islam ha promosso dal 622 d.C., quindi più di 1000 anni prima che questi diritti fossero diffusi qui in Europa, in cui per secoli la situazione delle donne è stata pessima. Anche diversi filosofi tipo Nietzsche e Schopenhauer avevano idee negative sulle donne. Secondo Schopenhauer, ad esempio, le donne sono una via di mezzo tra gli uomini e i bambini. Solo a partire dalla fine dell'Ottocento, con pensatori come Mill e il suo libro sulla servitù delle donne e le prime ondate femministe, la situazione comincia a cambiare. E la cosa che stupisce è proprio notare come le donne in Europa hanno avuto questi diritti lottando e sacrificando le proprie vite, mentre nell'Islam vediamo come le donne abbiano avuto questi diritti inizialmente senza nessuna ribellione femminista. Ma vediamo un po' cosa dice a riguardo il nostro caro amico storico Gustave Le Bon nel suo libro La civiltà araba, scritto nel 1884. Il Corano tratta le donne molto meglio della maggior parte dei nostri codici europei. Prima di Muhammad, le donne erano considerate una via di mezzo tra animali e umani. L'importanza delle donne durante la civiltà araba è testimoniata dal numero di donne che si sono distinte per le loro conoscenze scientifiche e letterarie. Un esempio è Sutaita al-Mahamali, che fu una nota matematica del X secolo. Ma adesso parliamo anche di velo. Partiamo dal fatto che il velo in Italia non dovrebbe essere qualcosa di così strano, visto che le suore indossano il velo e la Madonna viene raffigurata con il velo nelle varie chiese. Ma perché le donne musulmane indossano il velo? Principalmente per due motivi. Primo, le donne musulmane si mettono il velo come adorazione verso Dio. Secondo, nella filosofia islamica, il pudore e la modestia sono valori importanti. È per questo motivo che l'Islam incoraggia sia uomini che donne a proteggere i loro corpi dall'essere sessualizzati. I musulmani tendono infatti a coprirsi con vestiti larghi e per nulla trasparenti. Gli uomini nell'Islam dovrebbero coprirsi dall'ombelico alle ginocchia come minimo, mentre le donne musulmane dovrebbero coprirsi tutto il corpo tranne le mani e il viso. È un fatto che il corpo delle donne sia spesso sottoposto a una forte pressione sociale nell'essere sessualizzato, nel dover essere in un certo modo piuttosto che in un altro. Storicamente le donne hanno trovato diversi modi per difendersi. Il velo è uno di questi modi ed è quello che viene proposto dalla filosofia islamica. Ha senso costringere qualcuno a mettersi il velo? Il velo è la conseguenza di un percorso consapevole, quindi è controproducente imporlo a qualcuno. Al massimo quello che si può fare è aiutare laddove si chiede una mano in questo percorso consapevole. Il velo è qualcosa che parte da dentro e da una convinzione intima. Imporla dall'esterno non ha senso. It's a rejection of societal standards that constantly objectify and sexualize women. Dall'altra parte c'è chi invita a proibire il velo solo perché viene ingiustamente imposto alcune volte, causando traumi alle ragazze. Sarebbe però come invitare a bandire giurisprudenza perché alcuni genitori costringono i propri figli a studiarla all'università. Ha senso come cosa? A mio parere, no. Lo so benissimo che hai molte altre domande sul velo, come ad esempio: ma le donne musulmane dormono col velo? Oppure: le donne musulmane si fanno la doccia col velo? Su TikTok si trovano tante domande del tipo: ma le donne musulmane hanno le orecchie? Oppure: le donne musulmane sono pelate? Posso confermare che le donne musulmane hanno le orecchie, non sono pelate e dormono e si fanno la doccia senza velo.
E la situazione di oggi come si spiega? Se infatti tutto quello che vi ho detto è vero e non vi sto mentendo, allora come mai si sente dire che le donne musulmane vivono in situazioni pessime? Proviamo a scoprirlo con la professoressa Francesca Bocca, donna musulmana che studia da anni l'Islam in maniera approfondita ed è professoressa di scienze islamiche, neuroscienziata, psicologa, scrittrice, poetessa, imprenditrice, fondatrice di diversi istituti, professoressa universitaria, scenografa, teologa. E la lista non finisce qui, ma arriviamo al dunque. I diritti non arrivano in una comunità come priorità, ma sono l'ultimo passo di un processo educativo. C'è una dimensione morale da cui una società islamica, una moschea, una nazione, una comunità prende vita. Ad esempio, la virtù della iffa, della temperanza, viene molto prima di qualunque comportamento modesto. Così come la virtù dell'adl, giustizia, viene prima del fatto che operativamente non viene costretto nessuno a coprirsi o a scoprirsi. Ovviamente viviamo in un mondo in cui si crede di poter fare a meno di qualunque virtù, ma esiste anche un pensiero conservatore anglosassone che ha portato a un vero e proprio rinascimento delle virtù, a partire dal saggio After Virtue del 1981 di McIntyre. Quindi basta dare per scontato che il comportamento si possa cambiare solo a suon di diritti. Questo non è l'approccio dell'Islam, che è nato nella storia prima come fenomeno educativo, per poi diventare uno aggregativo e infine politico. C'è chi pensa che per emancipare le donne musulmane sia necessario esportare il modello occidentale. In questi anni però si vede come questo approccio non stia funzionando, come ad esempio in Afghanistan. Se infatti dite a queste persone emancipate le donne perché la cultura occidentale ve lo dice, le cose non cambiano veramente. Le cose cambiano se a queste persone le si dice le donne vanno emancipate perché l'Islam in cui voi credete ve lo dice. E infatti diversi sapienti e pensatori musulmani per migliorare la situazione delle donne cercano di diffondere i veri insegnamenti islamici, come ad esempio l'autore di questo libro che parla di come le donne vivevano durante la prima fase dell'Islam e dimostra come le donne musulmane venissero valorizzate e partecipavano alla vita pubblica e sociale. La situazione delle donne musulmane sta però cambiando negli ultimi anni, specialmente in Italia, in cui diverse associazioni come il GMI, che sta per Giovani Musulmani d'Italia, lavora da anni per valorizzare il ruolo delle donne musulmane. Un'altra associazione importante è il progetto Aisha, che si occupa di aiutare le donne musulmane in caso di violenza ed altri problemi. Inoltre si comincia a vedere ultimamente come la donna musulmana possa essere un'artista, un'attivista politica, una stilista, una presidentessa di associazioni islamiche, un'imprenditrice, professoressa universitaria, dottoressa, volontaria e sono in grado di rivendicare i propri diritti. E la cosa affascinante è che molte donne musulmane non rivendicano i propri diritti nonostante l'Islam, ma a partire proprio dal loro modo di vivere la filosofia islamica. Ma quindi l'Islam ce l'ha con le donne? L'Islam odia la donna? La risposta, come abbiamo appena visto, è no. Anzi, l'Islam ama le donne, valorizza le donne. E se ci sono dei musulmani che fanno del male alle donne e non garantiscono i loro diritti, e sì, lo so che purtroppo ce ne sono, beh, dovrebbero approfondire la loro stessa religione, che invita a fare tutto il contrario, che invita a rispettare le donne e i loro diritti. Il profeta Muhammad infatti disse: «Il gentiluomo è colui che tratta le donne nei migliori dei modi. Ignobile è colui che le tratta male». E in uno dei suoi ultimi discorsi prima di morire disse: «Vi raccomando di trattare bene le donne». Questo era solo un assaggio, chiaramente ci sarebbe molto di più da dire. Se ci sono aspetti che vorresti approfondire, scrivilo nei commenti e ti saluto come tendono a salutare i musulmani. Pace a voi, assalamu alaikum.